L'anno scorso Sunweb ha deciso di fronteggiare questa nuova opportunità, quindi di fare un cambiamento interno mentre già sul mercato si stava verificando un cambiamento esterno. Ovviamente non è nulla nato dal caso, perché era un approccio o comunque un modello che stavamo già elaborando all'interno del gruppo, e ho visto, diciamo, un'opportunità molto interessante per l'azienda per poter fare quello step in più che a mio avviso è comunque richiesto ad un'azienda che viene acquisita da un gruppo multinazionale come Shell. In quel momento abbiamo deciso appunto di fronteggiare il super bonus con una spinta diversa. La frase che abbiamo alle nostre spalle non è un caso: il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo, proprio perché oggi quello che vediamo su questo palco è una squadra operativa, ed è la squadra, questa più la squadra interna di Sonnen, che abbiamo selezionato e scelto per poter fronteggiare questa grandissima onda chiamata Superbonus. Se fino a un anno fa Sonnen si proponeva sul mercato solo come produttore di sistemi di accumulo, dico solo non per sminuire, ma perché era giusto un primo step necessario per poter far percepire il nostro valore dal mercato negli ultimi 4-5 anni di attività, l'anno scorso abbiamo deciso appunto di dire: ok, possiamo in qualche modo sfruttare al meglio noi e i nostri partner il super bonus, in modo tale da unire le forze. Noi abbiamo la capacità finanziaria, abbiamo la capacità organizzativa, i nostri partner hanno la capacità commerciale, la capacità anche installativa in alcuni casi, i nostri fornitori hanno la possibilità di fornirci tutte le merci che ci servono.